grazie per aver accompagnato il film letteralmente, un film dove appunto hai un ruolo chiave in questa definizione finale. All'inizio si dice la nostra vita è definita, con la forma del verbo passivo, almeno nella traduzione, è definita dall'amore. In realtà l'impressione è che il film voglia dire sì, forse è definita dall'amore, ma in qualche modo l'amicizia è una cura, l'amicizia e i legami sono una cura. Puoi raccontarci come è nato il film, come avete lavorato tu, Emily, Jacqueline, insomma tutte le persone coinvolte nel film? The process and yeah, did I get it right? Yes. With Emily and so, all right. So, okay. Emily and I started working on this film a couple of years ago. We actually met through another acquaintance of ours. So we were instantly we knew from the beginning that we wanted to make a movie, and I think Emily knew from the beginning what she wanted to do. She sort of saw a common heartbeat between a couple of friends, and I knew that I wanted to support her artistically. And then during the process, we became close and best friends. And I think that today I saw it with different eyes, and I've seen it during this past year, and I started to think how much did I knew during the shooting of the movie, and how much did Emily actually knew, and I was starting to get curious, because I think somehow she knew what she wanted, and I just knew that I wanted to support that, because I have a lot of faith in her as a movie maker, and it was nice to become so close during the process, because there was no fear, there was always a safe space, and the embarrassment of creating and trying to create something that you've never seen before, you can have had a lot of ideas, and you know 9 of 10 are bullshit, but I was never afraid, because she has this this ability to create this safe and brave environment when she's working. Allora, innanzitutto questo film è cominciato 2 anni fa e lo abbiamo fatto assieme ad altri nostri amici, e sapevamo bene o male da dove volevamo partire per cominciare a fare il film, almeno Emily sapeva cosa fare, e abbiamo selezionato alcuni amici con cui ci sentivamo in confidenza. E quello che sapevo io invece era che volevo sostenere Emily dal punto di vista artistico, e durante il processo poi della realizzazione del film siamo diventate migliori amiche. Oggi ho rivisto questo film con occhi completamente diversi, e all'inizio ho pensato a quanto sapessi all'inizio durante le riprese e a quanto invece sapesse Emily, e questa cosa mi ha un po' incuriosito, perché probabilmente Emily sapeva già cosa voleva fare, mentre io sapevo semplicemente che volevo sostenerla, perché do la mia totale fiducia ad Emily, e quindi siamo diventate davvero molto vicine durante il processo di creazione del film, anche perché Emily è stata molto brava a non creare uno spazio, a non creare paura, a creare uno spazio sicuro in cui tutti potessero esprimere, perché quando si crea qualcosa poi alla fine a volte 9 idee su 10 sono praticamente delle stronzate. Però non abbiamo mai avuto paura, io non ho mai avuto paura, e lei è stata molto brava, ha avuto questa abilità appunto di creare uno spazio sicuro durante la nostra collaborazione. Well, you're amazing. Jesus, I'm so impressed. Appunto, l'impressione è anche che ognuna
delle, diciamo, ognuna delle protagoniste di questo film. Questo film non ha un centro preciso, però ognuna di voi in qualche modo introduce qualcosa di visivo o di creativo all'interno di un discorso che è corale, collettivo. E ovviamente la curiosità è: Ernie è esistito veramente o è un personaggio fittizio che in qualche modo è la somma di tanti maschi tossici che puoi aver incontrato nella tua vita? Tossici ovviamente nel senso di negatività. The Ernie dude. Yes. Yeah. Okay, so I know that that Emily is very she has an integrity. She really, really wants that Ernie can be anyone, or Ernie can be everyone. And when we start shooting, I was insisted that I didn't want to be in front of the camera. I just wanted to be behind and support her. But she sort of pushed me, and then I insisted to, I wanted to portray love, not necessarily how it went, but how it felt. So the answer is that maybe it's an experience of many things that we have sort of melt down to this character, to Ernie, and sort of try to explain the poetry of love, or love when you enter, like when you enter the church, the power of being connected to heaven or hell, that he sort of is a symbol. When we went to Ibiza, for instance, she told me, as a director, I want you to melt away in Ibiza. So I was aiming for the acting part, more of sort of not necessarily trying to be real, but trying to aim for something else, just melting. Allora, io so che Emily ha davvero molta integrità e voleva proprio che questa integrità fosse presente, e il personaggio di Ernie in realtà può essere chiunque. Quando abbiamo iniziato con le riprese non volevo essere proprio al centro della cinepresa, ma volevo rimanere un po' più a lato. Invece Emily mi ha proprio spinta al centro, e quindi ho voluto ritrarre l'amore non tanto come un come è andata esattamente, ma come un qualcosa che ho sentito. E forse quindi abbiamo messo tutta questa esperienza all'interno del personaggio di Ernie per spiegare appunto come la poesia che è l'amore, come quando ad esempio si entra in una chiesa e si trova un contatto con il paradiso o magari anche con l'inferno. E quando siamo andate a Ibiza, Emily mi ha detto che voleva semplicemente lasciarsi sciogliere, e quindi a Ibiza io non mi sono necessariamente comportata come la mia persona reale, come la persona che sono, ma semplicemente ho cercato di sciogliermi anche un po' in qualcos'altro. Invece tra le ragazze, appunto, in qualche modo con una presenza corporea, fisica, molto importante è Bambi. Come avete conosciuto lei, come è entrata nel film, visto che appunto è forse la persona che spinge più all'estremo le sue emozioni, le relazioni con il mondo, anche con gli oggetti, quando crea questi suoi quadri, questi suoi oggetti artistici? Actually, I met Jacqueline before I met Emily at a poetry reading outside of Stockholm when I was working at the Royal Dramatic Theatre, and I was supposed to read something, and she was there performing, and she sang, and she was mind-blowing. And then when I met Emily, she introduced us again,
because they were friends, because I think they met, like, I don't know, on a weird occasion they met, and Jacqueline tells Emily, come to Grand Hotel, I'm singing there, I have a concert. So Emily was like, oh wow, that's amazing. And she arrived, and that it turns out that it's a private wedding party, after party, that she's performing. So Emily's there with her partner, and Jacqueline is like, no, just crash the party, come. So Emily came, and then that's how they met for the first time, I think. And Jacqueline has this enormous heart and a heartbeat that I think when Emily decided to make a movie about Omega Hearts, Jacqueline was an obvious choice. Do you want to join us for this force of nature movie action, maybe? And she did. A dire il vero, ho incontrato Jacqueline prima di incontrare Emily, perché l'ho sentita ad una lettura di poesie a Stoccolma. All'epoca mi occupavo di teatro, del teatro drammatico reale, e io dovevo leggere qualcosa e ho sentito cantare Jacqueline ed è stata davvero straordinaria. Poi ho incontrato Emily e mi ha ripresentato nuovamente Jacqueline. Non sono sicura di come Emily abbia incontrato Jacqueline, ma credo che sia stata in un'occasione piuttosto strana. Probabilmente è stata al Grand Hotel, quando Jacqueline doveva cantare per un matrimonio privato e ha detto ad Emily e al compagno di presentarsi. Una volta che si sono presentati hanno scoperto essere un evento privato, però Jacqueline ha detto loro, non fatevi problemi, imbucatevi pure. E quindi alla fine si sono imbucati e questa probabilmente è stata la prima volta che si sono incontrati. Jacqueline ha un cuore davvero grande, e quando Emily ha deciso appunto di parlare di mega hearts, quindi di cuori grandi, la scelta credo di Jacqueline sia stata piuttosto ovvia, perché è proprio una forza della natura, quindi è stato, diciamo, ovvio averla all'interno del film. Qualche domanda dal pubblico? Qualche curiosità? Appunto, megahertz è un gioco di parole tra l'unità di misura del suono, dell'intensità del suono, e megahertz. Il suono è molto importante, ci sono dei momenti di estrema calma e dei momenti di esplosione sonora che spesso coincidono anche con le immagini che diventano in qualche modo grondanti di materia, di pittura, di visionarietà, ecco. Come avete immaginato, come è nato questo aspetto del film, l'aspetto sonoro e l'aspetto anche visivo, questi sconfinamenti appunto nella visionarietà? Emily, we contacted Emilia Rossi, was the photographer, and we pitched the an insane idea, and she immediately got it. I remember that meeting so well, because Milia was like, I get you, I get what you want to do. And she was always, during the entire process, experimenting with a photo, and it was very, so she was also such a huge part of what it became. She was trying to always find the non-conventional way of telling a story or telling something about a feeling. And Caroline, who's the artist behind the huge sculpture that burst into flames, she was, we were actually shooting her to be a part of the movie in another way, but then we were rehearsing, we were at the art school with her, in her studio, working with this hardcore, insane
materials that she was just crushing and bending and developing, and you know, so then her art became sort of pushed its way into the movie, and Caroline, as an artist, stepped aside to let her art became one of the leading parts as well, with the melting and the fire and the wax, and that was also a thing by that Emily wanted. She sort of collected so much, and then the film sort of appeared in front of us during the way, and as well with Earth Eater, who did the original sound. It was also something with her as an artist, as a performer, as a musician, that sort of, okay, this is also a part of this mega heart body that we wanted to invite. And she said yes, so she put her heart and faith and music onto the movie, and I thought that was great when everything's sort of like a puzzle, almost a riddle to get solved, and with these pieces, the outcome it sort of matches, and I think that's necessary when you're trying to make a story about love and life and friendship. You need every element to be hardcore and intense to make it fly. Earth Eater, yeah. Allora, abbiamo contattato Emilia Rossi, che si è occupata della fotografia e ha capito subito quali erano le nostre idee. Emilia ci ha detto immediatamente, sì, ho capito, lasciate fare a me. E quindi ha cominciato a sperimentare con le fotografie. E lei ha preso davvero molto parte a poi quello che alla fine è diventato il film. E cercava sempre il modo non convenzionale di fare le cose e di raccontare la storia. Poi c'è stata anche la presenza di Caroline, un'artista, è stata quella che ha costruito la scultura che prende fuoco, che all'inizio doveva essere parte del film, ma poi alla scuola d'arte, insomma, lei ha cominciato a costruire tantissimi materiali, spaccava cose, le rimetteva assieme, le fondeva assieme, e quindi alla fine la sua arte si è creata uno spazio all'interno del film, mentre lei ha fatto un passo indietro. E quindi alla fine avevamo queste immagini molto forti, le immagini di cose della cera, del fuoco, la cera che si fondeva, ed era un tema che era molto caro ad Emily e che Emily voleva presente all'interno del film. Quindi ha raccolto davvero tantissime immagini e poco a poco il film si è composto. E poi c'è il suono originale che è stato composto dalla compositrice Earth Eater, e lei ha davvero messo il cuore, la sua fede e la propria musica all'interno di questo film, che alla fine è un po' come un puzzle. Ci sono tantissimi tasselli che si ricompongono assieme. Quindi abbiamo davvero cercato di avere immagini molto forti, perché alla fine è quello che si deve avere quando si parla di amore, quando si parla di vita e di amicizia. Uno di questi tasselli è fondamentale ed è allo stesso tempo molto personale ma anche molto universale: la scatola di videocassette che arrivano dall'infanzia di Emily, perché sono appunto molto sue, ma in realtà evocano l'infanzia di tutti quanti noi. Anche in questo caso, com'è stato il processo di inclusione di questi materiali all'interno del film? Era chiaro da subito che sarebbero entrati a far parte del film, o in qualche modo è qualcosa che è arrivato in un secondo momento? I don't know. I think probably I have to ask Emily, but I think it's somehow, I think that was later, she realized later on, not at the beginning,
that's my jam. That's I don't know for sure. That's what I'm. Yeah. Allora, non sono sicura. Dovrei chiedere ad Emily. Penso che probabilmente sia qualcosa che è arrivato dopo, ma questo è quello che credo. Non sono davvero sicura. Io non vi vedo, per cui non vedo se siete alzate mani, vi vedo sorridere, vi vedo contentone. Allora, direi che possiamo ringraziare Emma per aver accompagnato il film, appunto, grazie per questa esperienza visiva e visionaria e uditiva anche. In bocca al lupo per il futuro, per il teatro, per il cinema, per tutte le cose che fate, e speriamo di riavervi qui, magari di avere qui anche Emily. Grazie. Thank you. Grazie. Thank you so much for having us and having the movie, and thank you so much for watching. It means the world to us. And thank you for the beauty, hospitality of this city. Thank you. I'll be back, yeah. And welcome to Sweden as well. It's very cold, but it's groovy. Romantic in another way, yeah. Allora, grazie mille per averci avute qui, grazie mille anche per aver fatto vedere il film e per esserlo venuti a vedere. Per noi significa tanto. Vi ringrazio anche per la bellissima ospitalità di questa città. Torneremo volentieri e vi daremo, se vorrete, anche il benvenuto in Svezia. Fa molto freddo, però è romantica, in un altro modo, diciamo, ma è comunque romantico come paese. Grazie mille.